13 maggio 1978. In Italia entra in vigore la legge 180, meglio nota come legge Basaglia, che abolisce i manicomi, creando apposite strutture di assistenza psichiatrica. È una vera e propria rivoluzione in ambito psichiatrico. Viene istituito il servizio pubblico di igiene mentale e viene regolamentato il trattamento sanitario obbligatorio. La legge Basaglia impone di ridurre le pesanti terapie farmacologiche e soprattutto di eliminare il contenimento fisico del paziente, fino a questo momento adoperati nei manicomi. E allora me ne hanno fatte tante, mi sono buttato dalla finestra, qui tutti i chiodi, fin de feri qua, il bacino, femore. Lo sai perché sono stato male? Perché pensavo troppo, sono un pensatore e il cervello pensa sempre. E pensare troppo può far male. E far male apposta mi danno le medicine per non pensare. Mi facevano elettroshock, mi davano le botte, le punture, le fasce, mi legavano mani e piedi e mi hanno messo pure la palla al piede e mi mettevano le fasce mani e piedi e poi me l'hanno fatta da tutti i colori, non so se sono vivo, non lo so manco io. Se dici che dici ma io sono malato, sai che dicono? Sì, immaginario. Io sono un incompreso all'incomprensorio e ancora me la tirano. La risposta dell'ozio. Una sera si incontrarono l'ozio e il lavoro e questo disse a quello: beato del fratello che mangi e beve e vivi da signore senza buttare una goccia di sudore. Tu sei l'uomo più furbo e intelligente, io invece sono stupido che non capisce niente, perché lavoro e sudo e non c'ho mai uno scudo. L'ozio guardò, fece un sospiro e gli rispose guardandogli le braccia muscolose: lo stupido so io, non te, non vedi che non mi reggo in piedi? Guardami in faccia, e il viso mio non dice che soffro, che sono povero e infelice, che vive tra le guai, e il cielo mi ha punito, e con ragione, perché devi sapere, se non lo sai, che io sono la cagione di tanti e tanti mali e dei sette vizi capitali. Beato te che sei robusto e forte e che vieni della salute e che poi lascia a dispetto della morte l'opera che ha compiuto. Se fossi come te, fratello mio, innalzerebbe un monumento a Dio. Io ormai sono rovinato, ho perso l'energia, la forza, il fiato. Tu invece la possiedi sta ricchezza. Fra noi c'è sta una grande differenza. Tu sei la forza, io la debolezza, tu la virilità, io l'impotenza. E lavoro, a sentire quel disgraziato fece, lavorerò finché c'ho fiato e se ne andrà a casa con piacere, contento di aver fatto il suo dovere.